culo al portafoglio, lo prendo io. Se mi cerca qualcuno, dici che sono lavorato. Prima di avvisarci hanno aspettato 5 ore. In quelle 5 sono venuti ad avvisarci solo dopo che avevano già portato via Federico. Sono lavorato, non so dove sono. Sì, andate a sentire, conta, aspetta un po' però. Sono l'unico che ho il portafoglio. Va bene, saluto. Le 5 ore loro avevano accreditato pubblicamente per il giorno dopo e per i periodi successivi, prima la tesi del malore attribuendo la causa della sua morte ad overdose, che è stata radicalmente, cioè completamente smentita dalle perizie mediche che escludono completamente la causa, quella sì, aveva assunto qualcosa, ma una quantità talmente minima che non è assolutamente riconducibile in alcun modo alle cause di morte. Poi avevano anche parlato di autolesionismo, perché Federico profonda molte ferite, presenta profonde ferite alla testa, molte manganellate, perché è esattamente quello che hanno detto i medici legali. Magari questa è la prima volta che si impasticcano. No, lo chiamano al cellulare. Che è la madre? Sì. Chiediamo chi è morto. Aspetta ancora. È il papà? Sì. Dobbiamo dirgli che è successo qualcosa? No, il padre no. Ma i carabinieri l'hanno visto che era ferito. Ci vorrebbe della benzina qui. Magari questo è la prima volta che si impasticava. Si è ammazzato così, da solo. Dovete dire che qui era da solo. Nessuno degli altri deve sapere di questa cosa. Anch'io sono genitore, ma la gente deve sempre polemizzare. Sì.